Bene, bene, eccoci qui sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, questo 4 maggio 2020. Vedete, il corso ha ripreso ad essere utilizzato, insomma sembriamo come le formichine che escono un po' dalla tana, anche un po' disorientati, però con la voglia di riprenderci il nostro territorio, quindi da formichine rinchiuse adesso diventiamo delle formichine che timidamente sbucano fuori e adesso ci dobbiamo leccare le ferite, ma soprattutto dobbiamo essere molto prudenti a non rendere vano quello che finora abbiamo fatto. Quindi finalmente rivediamo il corso con la gente, con le persone. Questo insomma ci dà sicuramente un'altra carica emotiva, quindi psicologicamente sicuramente ci fa stare meglio. Intanto guardate il mio negozio preferito Alcott è rimasto così un po' congelato a qualche mese fa. Speriamo che per i negozi ritorni presto di nuovo l'attività. Si ritorni a ritrovare in questo caso qua il sorriso di Carmen, di Fortunato, di Pietro, di tanti altri, di Valerio. E poi, guardate, l'importante è non fare assembramenti e tenere le distanze. Ci sembra che comunque questo l'abbiamo capito. Vedete, qua in fila siamo tutti a distanza, quindi questo è, diciamo, l'unico motivo di preoccupazione. Evitare gli assembramenti e mantenere le distanze con le mascherine. Adesso io da lei comunque. Ecco. Vedete, controlli zero. Insomma, lì c'è una gru, quindi sono ripresi anche i lavori. Sembra quasi una giornata normale, se non fosse che dietro ci portiamo 60 giorni di duri sacrifici, di profonda tristezza, di grande preoccupazione, angoscia, di lutto, quindi non dimentichiamoci che delle persone che sono morte continuano a morire con il coronavirus, quindi non dimentichiamoci di questo. Stasera accogliamo i nostri fratelli calabresi che rientrano giustamente nelle loro case o dei loro cari. E allora una grande raccomandazione, non c'è bisogno perché comunque di stare attenti e di fare in modo che anche insieme a loro ne usciamo vittoriosi o comunque contenendo al massimo quelli che possono essere eventuali danni. Vedete anche Sebi. Ma mi offri caffè? È ancora chiuso. Però fra qualche giorno forse torniamo alla normalità. Sebi, siamo in diretta. L'altro giorno abbiamo parlato del problema parrucchieri, ecco qua, qui c'è il tuo negozio. Insomma, è solo questione di tempo ormai. Ormai dovrebbe essere questione di qualche giorno. Speriamo che da qui a 8 giorni, 9 Quindi tu giorni. come ti sei attrezzato? Che materiale hai dovuto comprare che già non avevi? Guarda, allora noi ci siamo attrezzati così, abbiamo preso il Plex, abbiamo chiamato una Quindi il ditta divisorio. Plex Class per mettere la barriera davanti alla cassa, la barriera dove fanno le mani le ragazze, che c'è una barriera, quindi la mano viene infilata sotto questa barriera. E poi diciamo mascherine, visiera, tutto quello che diciamo Ecco, per richiede. sterilizzare, Ah, per sanificare. sterilizzare noi avevamo già un autoclave, quello che usano i dentisti, quindi Sì. noi tutti gli attrezzi vanno messi là, mentre per quanto riguarda le spazzole abbiamo un altro sterilizzatore che costa intorno ai 2-3 mila euro, non mi ricordo, che la Diciamo. spazzola viene messa dentro e viene lavata, prima vengono eliminati i capelli e poi viene lavata, sterilizzata e imbustata. Poi tra l'altro sai come lo facevamo già prima Sì, sì, comunque. sì, sì. Quindi la sanificazione invece, La perché si parla, sanificazione viene una ditta all'inizio e ecco, non quindi so, col fluoro, no,
adesso non so quale sia, comunque sì. Quello che è a norma, quello che è previsto lo per zono, legge. Lo zono. È previsto per legge. E ti rilasciano una ricevuta che è stata sanificata. Quindi sapete che comunque da voi parrucchieri, barbieri ed estetisti ci sarà la fila sicuramente. Guarda, noi abbiamo intorno ai 250 già appuntamenti presi. Ecco, diciamo, come funziona? Sappiamo. Già, diciamo, nelle tue strutture, nei tuoi locali si lavorava per appuntamento. Ognuno, anche da Facebook, io stesso potevo prenotare l'ora, sì. L'ora disponibile, andavo e sì. Mi tagliavo i capelli. Sì. Ecco, in questo caso questa cosa funziona di più, perché comunque dovete dare... Questa qua funziona, certo, nei negozi come questo che abbiamo noi nella galleria è più complicato, perché tu devi comunque parlare con la cliente, perché devi incastrare. Non è come fare i capelli per uomo, è più semplice, devi fare il colore, poi devi incastrare il taglio con la ragazza giusta, poi devi metterlo per la piega con l'altra ragazza, quindi diventa un po' più complicato. Però quindi al di là delle complicazioni siete pronti, diciamo, qualche sì, giorno noi, potete... noi se vuoi ti faccio pure vedere poi come siamo organizzati. Abbiamo già eliminato un po' di posti di lavoro, quindi abbiamo volendo potremmo entrare, però non vorrei inquinare i locali. Perché comunque certo. lasciamoli, magari mi fai qualche video, lo fai tu, sì, te lo faccio vedere. E me lo fai vedere, sarebbe molto interessante. E poi abbiamo lasciato lo spazio di 2 metri. Ecco, perché poi dobbiamo ricordare, ecco, tu da imprenditore serio cerchi di dare comunque il massimo della sicurezza, però ricordiamolo che questa fase 2 è un po' la fase della responsabilità anche per noi, non è che tutto certo, è finito. Noi abbiamo delle grossissime responsabilità, perché siamo stati bravi fino ad ora. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, quindi noi dobbiamo adesso dimostrare adesso di essere persone serie, e quindi mascherina, visiera, sanificare guanti, sanificare spesso il locale, quindi significa durante la giornata 2-3 volte, mantenere lavorare con le finestre aperte, non aprire l'aria condizionata, perché esatto. In questo caso non sappiamo, c'è realmente nessuno lo sa come stanno le cose, quindi però sì, no, per evitare, però per negli evitare, ambienti chiusi anche l'aria condizionata, noi apriamo finestre aperte, porte, quindi e lavoriamo con le finestre aperte, con le porte aperte, perché aprire l'aria sarebbe sempre un rischio. Quindi ricordiamo, la responsabilità non è finita, quindi guarda, adesso prudenza... no, dipende da noi, adesso noi dobbiamo, lo Stato ha fatto la sua parte, l'ha fatta bene. E adesso tocca a certo noi. Punto. Io l'ho definita, non so se sei d'accordo, questa è la fase 2, quella della responsabilità individuale. Abbiamo fatto bene, continuiamo a fare meglio. Certo, da adesso in poi noi dobbiamo, come dire, stare attenti, quindi, perché basta poco, quindi dobbiamo, ogni mossa deve essere controllata, ogni volta che va via la cliente bisogna sanificare, ogni volta che si usa il POS bisogna sterilizzare, ogni volta che qualcuno tocchi una superficie bisogna sterilizzare. Quindi i ragazzi, voglio dire, devono avere, anche i collaboratori devono essere formati, perché devono saper gestire, devono saper quello che devono fare. Bene, grazie Sebi. Ciao bello. Ciao, buona giornata. Ecco, un'altra testimonianza di quello che è insomma, questa fase 2, quella della responsabilità. I parrucchieri, in questo caso Sebi staff, si sono organizzati, quindi sicuramente lavoreranno in sicurezza, anche perché sia chi lavora sia chi si va a tagliare i capelli sicuramente non vuole contagiare, non vuole essere contagiato, su questo dubbi non ci sono. Detto questo, vi abbiamo fatto vedere lo spaccato del Corso Garibaldi, dove come va? Dopo giorni siamo di nuovo, non possiamo manco stringerci la mano, possiamo neanche salutare. Quindi siamo stati bravi fino ad ora, dobbiamo continuare, continueremo a esserlo. Ecco, per la prima volta, stavo dicendo, per la prima volta siamo stati, prego, siamo stati i più bravi di tutti in assoluto, dobbiamo continuare, dimostriamo di essere persone serie, coerenti e corrette, insomma viva la Calabria, viva la Calabria. Ecco, che stasera dicono gli altri, stasera rientrano i nostri concittadini, speriamo bene, speriamo, diamo bene. Un benvenuto a loro, diamo un benvenuto, anche se devono fare la quarantena, gli fanno il tampone, insomma, però è giusto che sia così, è giusto che sia così, ognuno deve rientrare a casa propria, certo, soprattutto nei propri familiari, nella propria terra, l'importante è tutelarsi,
Ecco, va bene. Chiudiamo, usiamo gli accorgimenti giusti, mascherine, guanti. Manteniamo le distanze. Manteniamo anche le distanze. Ecco, siamo oltre 2 metri. Anche passeggiando, 1 metro, mi raccomando. Sto andando a spiegare cose nei vari uffici, perché da oggi bisogna pagare le scadenze. Ecco. Ciao, grazie. Ciao. Ecco, avete visto, insomma, si ritorna alla vita normale. Questo ci fa enormemente piacere. Vedete, non ci sono più le forze dell'ordine che controllano, quindi adesso siamo noi, questa è la sparo grossa, siamo noi, la sparo talmente grossa che mi inquadra, guarda. Siamo noi i creatori e i responsabili del nostro destino, ricordiamocelo. Siamo noi che adesso, in queste 2-3 settimane di fase 2 o test, la fase della responsabilità, che andremo a definire quello che ci aspetta dopo. Per cui lottiamo insieme, aiutiamo anche gli imprenditori, chi ha i soldi e deve comprare le cose, non se li tenga, li spenda giustamente, spenda il giusto, facciamo ripartire l'economia, il caffè, anche se da asporto, andiamo a prenderlo, consumiamo, aiutiamo l'economia a riprendere, perché voglio dire, un caffè è sempre 1 euro, non è che poi va a incidere. Chi invece ha aiuto, ha bisogno di aiuto e non ha i soldi, qui lo Stato deve intervenire, così come hanno fatto in America, in Germania, negli altri paesi, lo Stato deve aiutare chi effettivamente ne ha bisogno. Per il resto, ciao Giulio Teritano, buona giornata, insomma oggi è una giornata diversa. Diversa in tutti i sensi, guardate il corso, non è più deserto dietro di me, ma ci sono persone sia davanti che dietro, insomma le formiche sono uscite dalla tana, e adesso cerchiamo di tanto di stare in salute, di riprendere in meglio sicuramente, di migliorarci la nostra vita sociale, la nostra vita individuale, insomma la nostra vita individuale nel contesto della collettività deve essere migliore. Sicuramente saremo stressati, saremo permalosi, saremo anche forse per certi versi un po' più cattivi, altri più buoni, però dobbiamo cercare di essere più comprensivi con tutti, ma soprattutto responsabili. La fase 2 è la fase della responsabilità. Bene, questo è tutto, almeno per ora. 3 dirette differenziate, mi sembrava giusto farvi vedere sia la Via Marina che il Corso Garibaldi questo 4 maggio 2020. Finalmente è tornata la vita sociale.